Oggi ci scacchia in barattolo ai frutti di bosco. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti qui nella nostra cucina virtuale. Oggi un cheesecake veramente particolare, un cheesecake che non avete mai provato, ai frutti di bosco in barattolo. Bene, quindi andiamo di là, andiamolo a fare. Ecco gli ingredienti per i nostri cheesecake in barattolo. Ci occorreranno 200 ml di panna da montare, 250 g di mascarpone, uno yogurt bianco, io lo uso intero da 200 g, 180, dai 150 ai 200 a gusto di zucchero, a seconda di quanto la vogliate dolce, e poi un 200 g di biscotti al cioccolato. Come topping io userò una marmellata di frutti di bosco, perché questa sarà un cheesecake base cioccolato ai frutti di bosco. Potete però utilizzare qualunque gusto preferiate come topping della vostra cheesecake. E poi ci occorreranno 12 barattolini come questi. Cominciamo subito. Come prima cosa mettiamo metà dello zucchero e la panna. E montiamo la nostra panna. A questo punto uniamo il mascarpone. Mi raccomando che tutto ciò che mettiamo dentro sia ben freddo e mescoliamo ben bene. E adesso uniamo lo yogurt. E dei 200 grammi che avevo preso io unirò soltanto altri 2 cucchiai di zucchero, perché a me già il grado di dolcezza soddisfa, avanti, 3, il grado di dolcezza soddisfa, quindi io avrò usato un 160 grammi di zucchero in totale. Benissimo, assaggiatela, vedete se è il grado di dolcezza che preferite, se no aggiungete ancora zucchero a vostro piacimento. Non superate i 200 g di zucchero, perché poi col topping verrebbe stucchevole. Adesso prendo i biscotti e comincio a frantumarli con le dita. Li frantumo e non li riduco in polvere nel binipimer, perché, o col robot da cucina, perché proprio voglio che rimangano i pezzettini di biscotto. Adesso prendiamo la nostra confettura o marmellata che sia, la verso in un contenitore alto e la frullo ben bene. E diventerà di questo bellissimo rosso, davvero stupendo. Adesso andiamo a creare il nostro cheesecake in barattolo. Io ve ne faccio vedere giusto 3, perché poi diventerebbe ripetitivo per 12. Mettiamo sul fondo la polvere di biscotti, aiutandomi con una, potete farlo anche con una sacca poche, ma oggi non mi va, quindi metto dentro la crema e con la spatolina schiaccio ben bene per livellare il composto e batto per far scendere tutta la crema e fare avvolgere i biscottini in fondo. Voilà! Prendo un cucchiaio e verso dentro il mio topping, che spingerò ai lati del barattolino. E anche qui. E voilà, il mio cheesecake ai frutti di bosco è pronto. Potete riporlo in frigorifero e farlo riposare per almeno 2-3 orette prima di servirlo ben freddo ma non ghiacciato. Per conservarlo al meglio, qualche giorno in più, chiudere e mettere il barattolino, che poi il commensale aprirà prima di gustare la nostra prelibatezza. È un modo carino e diverso per servire un dolce visto tante volte, ma adesso ancora più gustoso. Particolarità: nel fondo non c'è burro, quindi è anche leggermente più leggero. Vi lascio le foto e ci vediamo dopo. Ciao!
visto com'è semplice? Ma non hai detto niente, di qualche cosa. Ma non mi fa parlare oggi. Avete visto com'è semplice Brava, fare questo semplice, cheesecake? Sì. È buonissimo. Buonissimo. Avete lasciato un pollice in su? Avete condiviso il video? Perché se farete queste due piccole cose vi verrà ancora più buono. E allora assaggiatelo ai frutti di bosco con i biscotti al cioccolato. È questa la magia che rende fantastico il gusto e che dà quel booster dolce aspretto che fa andare in fibrillazione le vostre papille gustative. Beh, allora... è veramente buono. Io non saprei dire tutte queste parolone, però è veramente buono. Credete a me che sono uno di panza. È vero, è vero. Se l'ha mangiato lui una cosa ai frutti di bosco, credetemi, è buonissimo. Prepararlo in barattolo è divertente, facile, in questo momento è anche molto pratico, perché preparate i barattolini, li mettete in frigorifero, durano quei due o tre giornini, Sherry si sta divertendo con l'osso nel frattempo, durano quei due o tre giornini e dopodiché ve li spazzolate tutti se ne avete ancora in frigo, i vostri amici non li hanno fatti già fuori. Bene, non conviene dare la parola a lei, perché sennò questo video dura, l'intro e la fine durano più del video stesso. Bene, quindi noi ci vediamo al prossimo video. Sempre qui sulle vostre tavole. Ciao! Ciao!